sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata, coraggio? Raccontaci, full story, Bob. Stavo tornando a casa dal bar e una tizia... No, estrema, no, estrema assolutamente no. Barcollava, capisci? Che trama, che grafica c'ha? Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata. Il volume è ok? Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. 123 fake qui. No, no, mettiamo medio. Cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Cosa? Non ho mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi. Grazie, Fede, speriamo. Non farti prendere dal panico, ok? Il volume è ok, ok. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Avanti, sono più bello. Ma che trasmissione è? Ma che fastidio i giochi che fanno svibrazzare il controller. Ha svegliato anche la Kira, ma magari. Quanto in pieno? Non me ne ero perso io il video iniziale. Conosco l'intro, ma me l'ero perso il video. Quanto in pieno? Quanto vibra, Gachi Hyper? Ancora, non c'è nulla per cui vibri adesso. Dai, non accade nulla. Devo togliere questa impostazione, impazzisco. Voglio giocare col mouse. Grazie, Ciccio. È da tanto che non guardo. Grazie ancora, Ciccio. Mi dispiace per il disturbo, ma è il momento di spammare. Ho preso una puttana, 100 punti. Sì, l'abbiamo solo sfiorata comunque. She's okay, she's fine. Vabbè, chiaramente zombie classico. Non ci fa più paura questa cosa perché chiaramente abbastanza ovvio. Joypad spaventato. Sì, la donazione di Ciccio era cursed perché era troppo lunga. Ma questo è quello appena uscito? Sì, sì. Il remake del 2. Che twist di The Weird. Infatti, nel senso, grazie al cazzo che è uno zombie. Ci muovi con Kira zombie. Che cucciolo che è Leon. Che bimbo. Che bimbo che è. Sono abituato a vederlo nel 4, nel 6. Il 5 che c'è? Ah, c'era Shiva. Shiva, come on. Shiva, come on. Come on. Did the weird, Leon figaccione. Sì, questo lo concedo. Leon è un gran figo, sì. Gioco con Leon solo per lui. Ok. It's my turn. Can I play? Ok. Però prima, opzioni. Comandi. Allora, vibrazione, grazie. Ok, posto. Va bene, guardate intorno, io mi devo aumentare il volume però perché sto impazzendo, tutto al massimo, ok, me lo devo aumentare da PC perché non sento poco e nulla. Voi avete detto che va bene, quindi ok. Ok, possiamo partire, ufficialmente si parte. Shiva, come on, Shiva, come on. Guardate intorno, non mi serve, ho gli occhi nelle mani, stai tranquillo, vedo tutto. Ehi là, che schifo, c'è nessuno? Il fauno. Che bella grafica che c'ha, no, davvero. Buonanotte a chi va. Come on, Roger. Shiva, come on. Roger, Shiva, come on. Mi piace troppo in terza persona rispetto alla prima. Perché sapete anche perché? A parte che Resident Evil sta meglio così. Pronto? Tenga duro. Torno subito. Non va. Mi scusi. Mi sta indicando molto male, eh? C'è un muro. Vabbè, vado a vedere là prima. Prima luto. No, vabbè, mi sa che non c'è niente. Quindi mi piace molto di più in terza persona Resident Evil. Sia perché mi piace di più in generale questa serie in terza persona. Sia perché ci sono davvero troppi horror in prima. Troppi horror in prima. Quanto magro qui Leon. Vabbè, è un cucciolo, è un bimbo qui. È la sua prima missione. E sta fermo. Ma gente, che succede? Stia indietro, non si avvicina. Bravo coglione.
Ma quanto è bello! Non muoverti! Mm. O sparo! Dai, dai! Non muoverti, eh! Ehi, non muoverti! Quanto è bello, ragazzi, davvero, gli effetti del sangue, queste cose qui. Moncavù. Ma che... Che figata che è. Tenga duro e Zulul Pirei. Comunque voglio dire che sono gay ed ora. 100 punti, 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 Twitch, please. 100 punti, Twitch. Che ride a crepapelle mano che fa, ok, 100 punti. Grazie Ciccio, grazie Ciccio. Chiave. La mini chiave, si mette lì. Twitch staff, please, this is my ass, please, this is my material. Apri l'inventario. Sì, lo so che è lì. Cazzo. Chi è? Non può essere. Ma chi è che fa casino? Ok. Dai, ma levati. Usa gli oggetti chiave. Sì, sì. Ok. Twitch, this is just a drone. Pog. Pog. Merda, è morto anche il tizio adesso. Scusi, mi deve fare... Ma è obeso, fra l'altro. Via, via tutti. Via, via, via. Porca troia, non mi ricordo esattamente... Ok, non mi ricordo esattamente il percorso che bisogna fare. Claire? Non sparare! Stai giù! C'è Jill, vabbè. No, Claire. Sono fuori sincro? È obeso ma gli sei passato attraverso. Sì. No, ok, adesso no, ok. Per un attimo ero andato fuori sincro. Una volta salvi. Adesso ok, adesso ok. Ma non c'erano così tanti, non ce n'erano così tanti. Forza! Salta su! Reggiti! Welcome to Raccoon City, c'era anche scritto lì. Just sali in macchina, just. Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Ma non si... Sei un poliziotto? Non si fanno quasi mai chissà quali domande. E tu? Claire. Claire Redfield. Ah, la sorella di Chris, l'amico di Shiva. No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Of course I know him. Beh, it's me. Per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Vabbè. No, no, non sto giocando con la, con la mira assistita, no? Anche perché sto giocando con mouse e controller apposta così che sono io a mirare. Ma io voglio Ada. No, it's me. Smiley face. Le intro fighe. Masato Miyazaki. Minchia, c'è Miyazaki pure qua. Minchia, c'è Miyazaki pure qua. Mouse e controller, vabbè. Sì, uso mouse e controller, io bene sì. C'è Miyazaki pure qui, madonna. Nito. No, Nito no, please, Nito. PTSD di Nito. Vietnam flashback di Nito. Figa l'intro, bella l'intro, bella. Cursed. Che intro, Monkey S Club. Questo sì, potrebbe davvero essere uno dei grandi let's play del canale. Assolutamente, perché questo è un gran gioco, effettivamente. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso... L'intro è davvero bello, sì. Ora, che cos'è che so già io? Io conosco solamente, quindi, questa intro e il pezzo della demo, che è appena entrati nella stazione di polizia, e basta. Conosco solo sta roba io. La centrale di polizia è vicina. Poi non so altro, quindi tranquilli. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti. Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Cap. Tra un film e l'altro si mette a fare i videogiochi. Fottuto Miyazaki. Tra un Dark Souls e l'altro, tra una mia bestemmia e l'altra. Ma non avevi visto la live di Forza? Appunto, ho detto, conosco l'intro. Dobbiamo e la terminare. Demo. Ho visto giocare quei pezzi lì.
E l'intro mica era nella demo, l'intro l'ho guardata lì nella live. Meglio correre. Ma l'intro è già quasi finita. Dio santo, non me lo ricordavo. Leon, torniamo indietro. Leon. Raccoon City, Fedaino. Ma ancora lui? Porca troia. Porca troia. Esci ora. Non riesco. Tieniti forte. Non me lo ricordo per niente i video. Optimus Prime. Ecco, ve l'avevo detto che negli Avengers dopo Optimus Prime era davvero diventato strano. Sì, sti zombie qua sono veramente belli. Tvoia. Claire è RIP però. Avengers. Claire è RIP. Volevo dire Transformers. Soon. Anele, soon. Track of Peace. By the way. Vai avanti. Ci vediamo alla centrale. Va bene. Era appunto. Nice track of Peace. By the way. Ok, non mi ricordo dove devo andare. Dove cazzo è la stazione di là? Ma la grafica è stupenda. Tutti. Sono trasformati tutti. Scossa. Tutti. Guarda qua i vandali, che schifo. Sono loro i veri mostri. Oh, eccola. La centrale. Del latte. Just run to find a way. Sì, infatti io corro. Tanto è qui è abbastanza obbligatorio alla fine. Non sparo un colpo perché so quanto sia difficile trovare colpi in sto gioco. Porca troia. Sono passato troppo vicino. Tutti. Ecco Alessio, al parcheggio delle bici non potete mettere un cancello così. Se gli zombie non possono passare, neanche i morti possono farlo. Cheat DJ Francesco. Comunque. Ah, this is it. This is it. Allora ragazzi, io ve lo dico, però sta un po' laggando, mi sa che devo abbassare qualcosa. Allora ragazzi, ok, da qui parte la demo. Da qui parte la demo, quindi ora il pezzo della demo lo abbiamo giocato insieme. Frame rate lo voglio a 60, grazie. Qua c'è un alto. Basso. Che cazzo è Orlando Bloom? Ah, ma ecco cos'è il Bloom. No, effetto grana no, perché si vede meglio senza. Ok. Non c'è nessuno? Allora. Quindi, ora c'è il pezzo della demo. Quindi, superato il pezzo della demo, non so più nulla, tranquilli. Lo dico già in maniera molto chiara, così almeno sapete cosa già so e cosa no, perché so che amate quando, ovviamente, come è giusto che sia, quando giochiamo a qualcosa che io non conosco, ovviamente. E anche io mi diverto di più. Quindi, sei fuori sincro, porca puttana. È vero, sì, è vero, sono fuori sincro, quindi. Effetto grana padda, cos'è il rendering? No, vabbè, questo qua minchia serve. Qualità immagine. What the fuck? Cosa cambia? Niente. Allora, anti-aliasing. Minimo sì, per favore. Minchia, è pesantissimo questo gioco, incredibile. Togliamo i riflessi, togliamo tutto. Allora abbiamo. Vabbè, il motion blur lo odio. Ok. Cosa? Cosa è successo? È diventato. Stiamo giocando al vero Resident Evil 2. Stiamo giocando a quello vero. Siamo tornati sulla Play 1 all'improvviso. Che cazzo ho tolto di così importante?
Cosa ho tolto? Ah, forse il rendering. No, è la qualità immagine, credo. Eh sì, era la qualità immagine. Ok, aspetta. Mi sa che devo metterlo in finestra se non voglio farlo laggare. Cioè, se non voglio fare fuori sincro. Vediamo un po', prova. Pop. Metti a zero. Ma l'avevo già messo a zero, mi sembra. Era già a zero. No, l'avevo messo... What the fuck, cosa ho fatto? No, mi sa che il minimo era 50. Cosa? 200%, che diavolo è? Vabbè. 200% uguale a 100%, solo che continua a essere fuori sincro. Perché in questi due giorni continua così? Che palle. Togli un posto 200% che lo fa impazzire. Allora, dobbiamo trovare il modo per finestra. Finestra senza bordi mi va già bene. Metto tutto a basso, ma non credo sia questo, ragazzi, perché anche in The Initiate 2 impazzisce. Non so cosa stia accadendo. Just buy a new computer. Così è il minimo, così la grafica è proprio esattamente, così è proprio esattamente al minimo. Cambia OBS di merda, è l'ultima versione, aggiornata e tutto, ora dovrei essere in pari. Ok, dovremmo essere in pari adesso. Adesso sono in sincro, ok. Dovremmo essere a posto. No, non credo neanche sia la webcam, non capisco che cazzo sia. Ci deve essere qualcuno. Martin, Marvin, com'è che si chiamava il poliziotto? C'è... Marvin. C'è una via d'uscita, è scritto qui. Quality streamer. Mandate rinforzi, corri dagli est. Bargain. Io smiley face. Devo trovarlo. Ti calmi intanto, Leon. Intanto ti calmi che mi stai facendo laggare la live. Allora, no, non è vero, non ho saltato il dialogo. Avrei dovuto saltare il video addirittura, ma mica l'ho fatto. Quindi, apri la mappa M. Usare la mappa. La mappa dimostra le cose, bene. Quindi, noi dovremmo andare... Saletta... Cambia piano con T e G, porca tro... No, non è vero. Cambia piano, schiaccio T... Ah, ho schiacciato E. Ok, non posso fare gli altri piani. Comunque qui, saletta. È qua da... Ah no, è qui dalla guardiola. Ok. Minchia che capelli di merda. Nel 6 è più bello. Ma no, non è vero, è bellissimo. Non è vero, è bellissimo. Va che bello che è. Quindi, salvo e andiamo. Qua c'è il baule, ma non c'è niente, no? Ok. Quindi, comunque è da quando siamo entrati in casa che sta andando male. Ho salvato tipo nell'ultimo. Ah no. Sì, ho salvato tipo in uno casissimo in mezzo. Dove ho salvato? Va bene. Andiamo. Joe, tu sei più bello. Brava, Fujoshi. Giusto, cazzo, giusto. Quindi andiamo. Tanto questa è la demo, sappiamo già che cosa bisogna fare, quindi andiamo. Forse siamo ancora fuori sincro? Ma che brutte scarpe. Non ho guardato le scarpe. Non ho guardato le scarpe. Capelli alla Leonardo DiCaprio. Mamma mia. Marco, davvero. Ok. È un peccato perché questo pezzo qui è della demo, quindi già lo conosciamo, è un peccato. Abbiamo finito di flasharmi. Ok, grazie mille. Ok, a posto. Quindi, perché in finestra mi viene più comodo cambiare le cose su OBS se devo fare qualche cambiamento. Di qua è chiuso. Me le segna le porte chiuse, sì, bene. Allora, questa qua è la parte della demo. Mi pare che non ci fosse niente fino alla guardiola, no? Quindi qua possiamo stare tranquilli. Sì, effettivamente la demo c'ha... Qua c'era un interruttore. Effettivamente la demo ci ha spoilerato un po' di cose, effettivamente. Però bisogna fare degli acquisti ponderati, insomma. Quindi, i capelli come Zac Efron.
Ma lui è Zac Efron, non vedi? Soaring, flying, there's no zombie in Raccoon City. Non vedi che è lui? Non vedi che è lui? Qua c'erano i bagni, se non mi sbaglio. Mamma mia, ragazzi, ho giocato la demo tipo ieri, a quanto pare. Conosco tutto. Qua c'era uno spray. Mi ricordo tutto. Buonanotte a chi va. Ok. Grazie, signora demo. Si è ingarnato, lo so. C'è un ombrello. Quello che mangia la capra. Mica, ma lagga ancora? Ma com'è possibile? Secondo me devo riavviarlo. Secondo me devo riavviarlo. Pepega! Al prossimo salvataggio riavvio. Aprite questa porta di casa. Cos'hai detto, bro? Ti faccio uscire. Ti faccio il culo. Carogeneria! Ti penso, in verità, ha detto. Ok, va bene, è demo, ragazzi, è demo. È demo. Non posso essere stupito. No, no. O faccio la fake reaction. Oh mio Dio, no! Che schifo, beh! Oppure sono sincero. Questa era la demo. Quindi non faccio niente. Dammi il taccuino, veloce. Dammi il taccuino. Se solo ti ricordassi anche le robe di raggio. Ma in verità ormai l'ho imparato abbastanza bene. Solo che è difficile. Proprio come materia è tanto difficile. Quindi sì, muore Leon. Resisti. È vero. Aia. Ma che belli. Ragazzi, mi piacciono troppo come sono fatti i zombie. Sono qualcosa di assurdo. Guarda che fanno anche ciao. Sono anche educatissimi. Sono fantastici i zombie. Ok, scappa, figliolo. In questo gioco sono fantastici. Educati. Tutto fanno, porca troia. Sono ovunque. Eh sì. Il dono della ubiquità proprio. Quel poliziotto si è fatto a metà. Si è fatto il culo. Magari glielo avessimo potuto fare noi, Gachibas. Che bello il soffitto. Allora, veloci. No, seriamente sono fatti troppo bene, ragazzi. Ma davvero, cioè, sono troppo belli. Spero che non arrivi quello che c'era là dalla finestra. Che pelo. Che pelo, porca troia. Obliquità. Il dono della obliquità. Quanto stretto. Andy the Wood. Porca troia. Attento. C'è l'apocalisse. Che bello il soffitto. Sei al sicuro? Davvero troppo belli i zombie. Davvero troppo belli. E la grafica sì, purtroppo non è il massimo, ma a quanto pare il mio PC è troppo poco potente. C'era un altro agente, io non... O forse devo solo riavviarlo. Che credo sia più probabile. Alzati. E cammina, Lazzaro. Pepepe, nice one. Lo so. Certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Quest'uomo è grigio. Tryhard. Tryhard 7. Qualcuno sa come è iniziato. Ma è grigio più che altro, non è Tryhard, è grigio. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Grazie. Avrei potuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon, il resto non conta. Nella demo non aveva il giubbotto della police. No, adesso c'è, adesso okay, ce l'ha. Credo che si forse imbarbica adesso. La gente che hai incontrato, Elliot. Lo vedo un po' pallido. Credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Cacci, ma cos'è questo uomo? La porterò all'ospedale. No, sì, sì. Io non sono una priorità. Cap. Tenente, io non la lascerò. Questo grigio. È recluta. È le Mao. Pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Però è buono, Marvin. Ora. Prendi questo.
I'm dying, Gachibas. Non posso prendere. Zitto! Rude. Non fare il mio errore. Quale? Essere grigio? Di quei cosi, con la divisa o meno. Tu non esitare. Ma non è che tu hai sbagliato questo. Tu sei rimasto bloccato nella chiaro. Cerniera. Sitto. Sì, sitto. Si porta all'ospedale un tizio che è stato morto. Esatto, così uccidiamo anche i medici. Esatto. Andiamo a infettare anche i medici. Pepega, bravo. Fatto? Coltello a combattimento. Sfodera e... ok. Ok. Però prima salvo e riavvio, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Cioè, sì, esatto, fuori c'è l'apocalisse. Andiamo all'ospedale, Pepega. Salva, sovrascrivi, figliolo. Ok. Esci, sì. Allora, devo proprio chiuderlo ora. Ok, e riavviarlo. Secondo me c'è qualcosa che non va. Perché è impossibile che anche a settaggi a tutto al minimo dia così fastidio. Leon ventenne era così pega, ma è nel 4 che è veramente figo. Nel 6 sì, ma è nel 4 che minchia, cioè, ti fa venire il cazzo durissimo. Non voglio connettermi a Renet, non me lo chiedere. Hai ottenuto la città de... What? Grazie. Gentilissimo, grazie. Storia. Continua. Facevi strada tra le vie della città? Va bene, sì, lo sappiamo già. Aia le mao! 4 il migliore Resident Evil. Boh, a me piace tanto il 4, sì. E poi boh. Non sono in pari. Aspettiamo che mi rimetta in pari. Ok, ora dovrei essere in pari. Dunque. Sono in pari? Non sono tantissimo in pari, ma non posso farci un cazzo. Qua sono i medaglioni, non abbiamo nemmeno uno. Trova i 3 medaglioni, ecco appunto. Il mio preferito è il 5. Il 5 è bruttino. Secondo me. Non è un granché il 5. Allora. Ok, qua dobbiamo usare il taccuino, no? Se mi vedi tra 2 problemi, normale ti assume pericolo. Sì. Ok. Taccuino. Allora, questo cos'è? Il leone. Consulta tab e poi E. Ok, sì. Taccuino, il leone. Leone, spiga, uccello. Leone, spiga, uccello. Spiga, uccello. Easy. No? Ah, sì, ok. Dovevo anche confermarlo, ok. Medaglione del leone. Metti, prendi. A posto, easy. È il primo andato. Ok, e questa è la parte della demo. Io non mi ricordo niente di così estremamente specifico, però mi ricordo che il medaglione non l'abbiamo preso. Infatti sta roba io non l'ho vista. Quindi okay. Elliot aveva ragione. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Eh sì. Mi ricorda le porte di Skyrim. Per quel poco che ho giocato io Skyrim. Qua ci vuole una chiave. Dove devo andare? Ah già, giusto. Coltello. Che fastidio che sia fuori sincro. Ragazzi, vi giuro che non capisco perché. Vi giuro che non ho idea del perché. Vi giuro. Se io credo abbia dei problemi la webcam, perché è un po' sfocata o sbaglio? È un po' sfocata o sbaglio? Siamo un po' sfocata. Sì, no, non è fuori sincro solo quando parlo nei menu di pausa. Se no lo è. Allora. Grazie mille Alessia. Allora, tolgo la webcam da tutto e provo a rimetterla. Magari si era buggata. Ok, magari si era buggata. Ok. Ma perché è sfocata? È sporca o ha qualcosa che non va? Non sto capendo niente. Ma è un ventriloquo. Ok. Vediamo se c'era qualcosa, se si è messo a posto, ma boh, non credo.
Cioè, devo già cambiare computer. Mi sembra davvero strano. Sembra davvero strano. Comunque, Alessia, grazie mille. Grazie per gli 11 mesi. Grazie mille, grazie. Non è così che immaginavo il primo giorno. Boh, forse ora è un po' meglio. Mi sembra un goccino meglio. No, no, Akira è ferma, Akira è ferma. No, ok, adesso mi sembra impari. Adesso impari, ok, adesso impari. Forse mi si era buggata, sì. Ok, adesso impari. Scusate gli inconvenienti, ma è il bello della diretta. Oh, adesso incomincia il vero gioco. Dov'è la Kira? È lì che dorme. Purtroppo. Ok, adesso finalmente incomincia il vero gioco. Che però rimangono zombie ma c'hanno dei capelli incredibili sempre. Fa sempre un sacco impressione però sta fare, anche se era nella demo dà un sacco fastidio. Sì, ma prendila la radio. No? Mi ricordo di te. Lo sapevo, ricordavo. Qua ci vuole la chiave verde. Un sorriso che uccide. What? Ok, no, ok, adesso siamo fluidi, ok. Adesso siamo fluidi, bene. Devo solo riavviare la webcam, a quanto pare. Sti corridoi lunghi. No, appunto. Non ho le planks. Non ho le assi, porca merda. Non ho niente. Chiusa. C'è un documento? Rapporto. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio a causa delle violenze in città. Tutto il personale della priorità assoluta a sequestro dei cittadini. Nel cuore della notte siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Grazie Gabbo. Grazie Gabbo. Il soggetto sta bloccato e si attiene in un grave periodo di crisi di nervi. Cap. Un'orda ha saltato la centrale provocando vittime. Vabbè, queste sono le cose che sono accadute prima di noi, prima che noi arrivassimo qua. Gabbo, grazie mille per la sub. Gabbo, grazie mille di cuore. Grazie mille. E grazie chat per i gacci hyper. Grazie a tutti, che fastidio. Via, 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 via. Cos'è, cos'è, cos'è? Mappa della centrale, minchia che culo. Ok, stavo già scappando io. Ok. Lore. Sì, no, infatti evito la lore perché tanto non credo che ci serva così tanto qua. Cos'è? Ah, sono colpi. Ok. Ok, colpi, sedie infuocate, anche dette insanguinate. Manco Omega, corri. No, infatti mi stavo un po' perdendo un po' troppo tempo. Questo neanche mi caga, meglio. Perché lo insulti che neanche ti caga? Lascia correre. Ecco. Speedrun. No, 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 me lo voglio godere. Solo che questa qua è la parte della demo. Quindi è abbastanza brutta, nel senso che già so le cose. Perché quelli grassi sono più forti? La mia mira, incredibile. Due colpi a vuoto come un pepega. Allora. Ci sono zombie che fanno una strage, fine. Sì, il riassunto di quella roba lì è questo, sì. Zombie hanno fatto un po' di casino, hanno fatto una strage, via. Polvere da sparo. Usare la polvere da sparo. Polvere da sparo per la pistola per due. Per il fucile, quella gialla, per il mag. Va bene, chi se ne frega. Bla bla bla. Ok, robe poco importanti. Se non giocassi con controller e mouse sarebbe più facile. È vero, quello è vero, non posso negarlo. Qui non abbiamo i numeri. Sto andando abbastanza spedito perché sono cose che abbiamo già visto. Io voglio arrivare dopo la demo. Primo incarico. Leon, eccoti un caso molto speciale. La prima missione è accedere alla tua scrivania usando le iniziali dei nostri nomi. Cos'è? Layton. Strano, un colpo alla testa e non shot. Inserisce nell'ordine delle nostre postazioni. Ci sono due serrature, una su ciascun lato della tua scrivania. Riuscirai a aprirle? Ma cosa sono gli enigmi? In sostanza il tuo primo compito è ricordarti i nostri nomi. C'è scritto qualcosa tra le macchie di sangue. Sono felice che tu non sia venuto. Gli dava fastidio la gente precoce, questa gente. Gacci hyper. Ok. Allora, non ci sono altri oggetti. Luke col ditino, esatto. Questo in verità è un Layton remake.
Mac. Allora, le iniziali sono queste delle scrivanie, no? Siamo rimasti solo io e altri tre. Niente armi, niente munizioni. Le continue liti ci hanno debilitato mentalmente e fisicamente. Non ce la faremo mai. Philips è già una P. Qui sotto c'è un tunnel segreto. Prima ero contro l'idea, adesso però voglio scappare anch'io. Elliot Edward, quindi P E. Ma sei scemo? P E. Elliot è Edward. P E F. P E F, credo. P E F. Come no? Allora, io sto cercando di fare gli enigmi, porca merda. Avanti, Fred. Oh, merda. Lo so, Leon. Che bello che impreca, però. Non si chiamava Philip. Non si chiamava Philip. Siamo messo niente, niente armi. Elliot Edward. Rapporto. David Ford forse, quindi F E. No, Ford è questo. Non era Philip il primo nome. Eccolo. Ah, C, Neil Carlsen, ok. Chef. Una lettera ho sbagliato, una. No, non è Chef. What? Allora, vabbè, sicuramente è una di questi, però. Finiamo all'una, sì. Non capisco, perché è così difficile questo enigma? Ford. Edward. Carlsen. Forse è al contrario, allora. Fetch. Ma non c'è la C. No, forse qua c'è. Qua non c'è la F? I nomi devi... Ah, i nomi, non i cognomi. Ah... Fanculo. N E. Siamo osso. N E D. Ned. Ma fanculo, ma i nomi devo guardare. Ma chi è che si chiama per nome, non per cognome? Ma fanculo. 123 qui. By the way, questo chi è? Questo chi era? Pronto? Mi scusi, vorrei sapere il nome. Mi scusi. Vorrei sapere un nome io. Non c'è. Mi hai fatto perdere i colpi. Ecco, Rita e Marvin. Ok, quindi Rita e Marvin. Quindi Rita e Marvin. No, e non c'è la N. Ah no, aspetta, allora è il contrario. Marvin e Rita. Ok, questo è a caso allora. Olè, minchia, che bravo che sono con gli enigmi. E dentro c'è un caricatore maggiorato chiamato Matilda. Combina. Ah, ok, quindi quanti colpi ho adesso? 24 colpi in canna, cioè, che figata. Spara i cartelli. Allora, chi è che fa casino? Fanculo, siamo bloccati qui per sempre. Va bene, quindi qua andiamo via. Ah, ma è lì. Va bene, credo che possiamo anche scappare. In teoria non dobbiamo uccidere tutti. A cazzo, Pog. Ma bisogna farle a cazzo alcune cose, sennò... Sennò che diddo sono. Meglio che mi tolgo da lì perché vedo un po' troppa gente. Allora, 102. 109. Ah, incominciamo con la 102. Ok, ragazzi, devo giocarlo... Voglio cercare di giocarlo bene. 100... E non c'è il 2, vaffanculo. 103. 103. Il 3 c'era. No, mancavano il 2 e il 3, mi sembra. Quindi devo fare 106 e 109. Devo fare 106 e 109. Ok. 106 e 109, quindi. 106. Qui limitato, esatto. E sì, ok, no, 109. Ok. Funziona, sì. Poi, intanto prendiamo queste cose. Vedete che lo sto giocando anche un sacco bene. Rullino. Un rullino non sviluppato, ok. Altri colpi, bene.
Combina. Qua c'è il fucile a pompa, esatto. Però non abbiamo la tessera. Che sia Matilde e che sia ben calda. Per favore. Il 2 non ce l'abbiamo. Ok, questi qua non possiamo aprire perché ci manca il 2. Questi sono inutili perché ci manca il 2. Il terminale. Tasti di... Ah, trovare i tasti di ricambio. Sai a chi mi riferisco, coglione. Ok. In verità, ragazzi, non dobbiamo uccidere tutti. Resident Evil si gioca anche scappando, da quello che so. Un rullino acerbo. Va bene. Pianta verde. Vaffanculo, non c'è più niente. Aspetta un attimo. Una chiave molto consumata. Secondo me, quando hanno la spunta rossa, mi sembra che non servano più, no? Quindi scarta. Ok. Soft locked. No, Genocide Run. Ma perché c'ho pochi colpi. C'ho pochi colpi. Cap. No, io spero di non essermi bloccato per sempre ora che ho buttato la chiave. Ecco. Spererei in quello io. Benefici delle piante verdi curano le ferite. Le piante blu per l'avvelenamento. Piante rosse nulla. Però combinate fanno cose. Ok. Grazie. Salva. Quanto è bello questo gioco, ragazzi. Prova a staccargli le gambe così non ti inseguono. Vabbè, ma se li riesco anche a schivare va comunque bene. Deposita. Deposita. Ok, non voglio portarmi appresso così tanta roba, sinceramente. Questo anche lo do. Mi tengo l'erba e basta. Questa leva è incredibile. Mi buco, mi tengo l'erba. Ma si rialzano gli zombie che atterri. Esatto, questa qua è una cosa figa. Non, credo che non muoiono mai per davvero. Potrebbe essere. Altri colpi, bene. Sì, ok che non stiamo giocando alla difficoltà più difficile, però... I negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. Una pianta rossa. Ma cos'è questo tasto? Ah, il coltello, ok. Ah, il rullino non sviluppato, ragazzi. Il rullino. Ah, muoiono? Ok. Dai, rullino. Ma quanto è bello questo gioco. Mi piace un sacco. Fosse un po' meno pesante. Fotoricordo. Mosè con un libro e uno scettro. Ok, sarà un qualche indizio di qualche tipo. Basta, non posso mai più vederlo. Mosè con in mano un libro e uno scettro. Fanculo la scuola, mi buco la droga. Fanculo la droga, mi fumo la scuola, vorrei dire. Allora, la pianta rossa mischiata a quella blu, c'è scritto che rafforzava la costituzione. Quindi io aspetterei di avere una pianta blu. Sinceramente. Perché mi sa che mi dà dei boost permanenti. Non è Mosè per niente, Moncalul. Non è importante chi è importante chi a noi appare. Lo sapevo, bastardo. Allora? Ma che diavolo? Leon scazzato. Cos'ora? Minchia, speedrun. Ah! Ma per scusa, non ce l'ho il coltello per difendermi. Stai giù! Brutto bastardo. Ma basta! Wow! Ti taglio il culo! Ti taglio il culo. Addio Leon. Ma perché non c'ho il coltello per difendermi? Merda. Tanto colpi ce ne abbiamo un minimo ancora. Quindi posso permettermi qualche cazzata in più. Ah! Di nuovo. Due volte su due ha funzionato sta affare. Combinazioni. Immortale il dual V. Cartucce per fucile. Non ho la tessera. C'è niente. Premi un tasto per accendere la luce corrispondente. Accenderle tutte per aprire la cassetta di sicurezza portatile. Lul V. I tasti vanno premuti in un certo ordine. Premendo il tasto errato le luci si spegneranno. Ok. Cassetta di sicurezza portatile. È questa che devo aprire. Possiamo andare a Q esamina. Ok. What? Quindi? Cosa vuoi che c'hai questa?
Non capisco. Speedrunner. Speedrun di Resident Evil. No. Lo sto giocando bene. Non è uno speedrun. Allora. What? Cioè, in poche parole. Questo? No, ora devo prendere questo e quello in basso a destra, giusto? Ora mi dice quello a destra. Qual è quello a destra rispetto a questo? Non ce n'è nessuno a destra. Giusto, quindi... Vedi, questi due li ho fatti. Ora devo fare quello a destra. Questo? Ma è una combinazione random. Io pensavo avesse senso. Cioè, io pensavo ci fosse un criterio. Quale cazzo è questo qua in basso? Wow. Dovete farlo facendo tutte le possibilità. Che merda. Che merda. Che merda gigante. Che stupida sta cosa. Devi andare a caso e basta. Eh sì, pensavo fosse... ci fosse un po' più carne al fuoco, invece. Fanculo. Me li sto scordando io qua. Ecco, ovviamente, 50 e 50, bastardo. Cos'era? Questo era. Non me li ricordo, ragazzi, aiuto. Questo, poi c'era questo. Minchia! (ride) 123 QI. By the way, scusami, non è questo, è questo. Non è nessuno. Non capisco. (ride) 123 QI boys 123 QI. E mi ha dato una gomma per cancellare la matita. Ah, il pezzo di ricambio per giù. Per giù, ok. Qui c'è una valvola. Okay. Easy, ragazzi, easy. Enigmi banali. Enigmi strabanali. Seriamente, mi sento offeso. Offeso. Che fortuna, diranno i miscredenti, esatto. Sonic. Comunque no, non gli sparo le gambe ai zombie perché preferisco atterrarli in modo tale che siano tra virgolette morti, perché anche quando sono per terra vi possono prendere perché strisciano. Come la notizia. Allora, quindi qua che cosa c'era da trovare? La chiave blu, giusto. Ok. La chiave blu. È molto soddisfacente trovare oggetti in questo gioco. Ve lo fa vedere proprio. Ve lo fa sentire proprio godere. Aia! Cos'è stato? Me l'avevo scordato che passava un leaker lì. Me l'avevo scordato. Aspetta, finiamo il corridoio. Esaminala. Puoi combinare alcuni oggetti per liberare spazio. Ma sì. Esamina. È la chiave blu. Una chiave dall'impugnatura a forma di seme di pick. Esatto. Lo so. Forse questo esamino. È la manopola. Non devo esaminare nulla. Questo cos'è? A tutti i sopravvissuti. I leaker sono ciechi come le talpe. Secondo me dovresti riuscire a evitarli. Ok. Quindi con i leaker uno si muove piano ed è salvo. Ok. Questo gioco soddisfa le mie doti investigative. Layton, please. Polvere da sparo. La prenderemo un'altra volta. Questo coso infatti fa paura. Lore. I leaker, i tuoi simili. Ma cosa? Qua c'è una cosa. Questa non era nella demo. Questo è nuovo. Questo è nuovo. La rossa aumenta le proprietà delle altre piante. Però c'era scritto che aumenta la costituzione rossa e blu. Borsello. Due spazi in più, grazie. Fanculo, mi hanno buttato fuori. Mi basta solo il C4. Mi basta solo farla detonare e buonanotte a tutti. Ok.
Ah, è vero che qua c'era il C4. Ok, però no, no, non abbiamo nulla con cui fare esplodere. Non posso sparargli perché se mi fa aprire il menu vuol dire che ci devo mettere un qualche oggetto. Anele. C'era nella demo ma non ho fatto in tempo a vederlo. Ah, ok. Allora, ok. Allora. Leon, sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Gachi Hyper, mostrami tutto ciò che vuoi, Marvin. C4, C18, C17. Allora. Pensavo fosse un'erba verde questa, vaffanculo. Io volevo l'erba. Guarda lì. Bene. Bene, allora andiamo da Marvin che ha bisogno di noi. Perché, ma devi curarti? Sì, sì, mi devo curare, sì. È vero, però, già che mi devo curare, effettivamente, prendiamo l'erba che c'era di là. Vedete come lo sto giocando bene, altro che speedrun. Me lo voglio godere bene perché è davvero bello. Non c'era dell'erba verde qua intorno. Allora prendiamo la... Ah, è vero, c'ho degli slot in più. Ok. Ero convinto di aver raccolto un'erba verde. Che live educativa. Perché? Finalmente l'hai capito che devi curarti. Me ne ero dimenticato. Mi sono cagato. Troppa gente. Porta. Ok. Cos'è questo? Il cavallo a dondolo. No, se la porta non si porta, la porta non si valigia. Porta di piani superiori. Via tutti. È chiuso. Ok, è la fine. Oh no. Cosa ho raccolto? È la fine questa. No, aspetta. Guardiamo il taccuino della gente. Qua c'è un cavallo. Pesci, scorpione, vaso con l'acqua. Merda. No dai, Dio santo quanti siete. Pesce, scorpione, vaso con l'acqua. Pesce, scorpione, vaso. Devo prenderlo ragazzi, devo prendere. Fanculo, ce n'è un altro qui, è vero. Aia. Ok. Pesce, scorpione, vaso. Di qua cosa c'è? È chiuso, no, ce l'ho la chiave. Pesce, scorpione, vaso. Via tutti. Ah, ma siamo da Marvin, ok. Figo. Dark Souls style, vedo. Level design. Marvin, dici tutto. Eccoti. Vieni. Guarda qua. Pesce, scorpione e vaso. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. Lo sapevo. La conosci? Come la dici? Sì. Si chiama Claire. Lo sapevo. Sì, lo sapevo. Ora raggiungerei il cortile dal piano di sopra. Alla est. Scorpione, pesce, vaso, pepega. Beh, c'è Miyazaki, è vero. Grazie. Quindi possiamo andare sull'ala est adesso, ok? Ma non c'era bisogno di dirmelo, perché io già... Lo sapevo! Comunque, la demo finiva qui. Quindi da ora in poi finalmente è tutto nuovo. Però dobbiamo andare a fare il pesce, scorpione, vaso. Da qua in poi finalmente è tutto nuovo. Che bello. Adesso almeno posso gasarmi. Porca troia! Pesce, scorpione, vaso! Veloce! Pesce, scorpione, vaso, veloce! Ah. Omega lui! Unicorno, sì. No, non lo prende! Sì, il tuo inventario... Porca troia! Ok, polvere da sparo, scarta, chi se ne sì. Ok, prendi. A posto, ce l'ho, vero? Fatti sotto, minchia che paura. Dritto in faccia, minchia, ma seriamente. Sì, effettivamente avrei potuto buttare le assi, è vero. Ah, posso combinare le polveri, ma non me l'hanno detto. Non me l'hanno detto che posso combinarle. Mi hanno detto che le posso mettere insieme alle erbe. Non con altre polveri. Mi serve il mio coltello. Libro rosso, ok, grazie. Mi serve il mio coltello, cazzo. Mi ridai il mio coltello. Chi è che se l'ha ciulato? Death, catch please, death.
Aspetta, facciamo il giro, facciamo il giro. No, aspetta, che qua c'è. Questi qua si possono spostare, a quanto pare. A cosa serve? Forse c'è un segreto dietro. C'è qualcosa lì dietro. Porca troia. Levati dai coglioni. Dove cazzo è il mio coltello? Mi serve il coltello. Eccolo. Ce l'hai tu, ce l'hai. Dammi. Demenza senile, gacci, please. Ma che... Minchia, oh. Immortale come uno zombie. E non ho spazio. Ok. Le plank. Ok, via. Ok, ok, ok. Allora, adesso... Se riesco a fare in tempo... Sì, ce la faccio. Sposta questo velocissimo. Veloce. Via, 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 via. Minchia, è terrificante sto gioco. Che ansia. Ok. Next slide. Ragazzi, se è ottimizzato con il culo. È davvero ottimizzato con il culo. Non ci posso fare niente. Ma sono colpi, minchia. Non servono a niente. Cioè... Ne ho sprecati tanti quanto quelli che ho trovato. Fatto, ok. Easy, fatto, posto. Come se nulla fosse accaduto. È tutto a scatti. Lo so, ragazzi, più di così io non, davvero non posso fare. O stoppo il let's play o non posso fare altro. È già tutto al minimo. Quindi non posso farci niente. È davvero ottimizzato malissimo, ragazzi. Questa volta però per davvero, non è una scusa. Non so cosa farci. Quindi. Allora. Ce l'avevo una... Non ho erbe verdi, bene. Ecco, aspetta un attimo, il libro rosso. Un genio ha una forma di... Sembra che... Ah! Un tempo sorretto da una mano. È quella foto lì. È quella foto lì. Ok. Bene, il libro per ora non ci serve. Chiave di blu credo ci possa servire ancora. Direi che non dovevo fare altro. Ok. Per ora non devo fare altro. Andiamo nell'ala est. Però prima salvo. Ok. Non mi curo. Non mi curo per il semplice fatto che... Credo che lo spray curi di più dell'erba. Quindi aspetto di prendere ancora un danno. Una mano di Dovu, in che senso? Che cosa mi sono perso? Che cosa mi sono perso? Comunque ora sembra andare fluido. Ora sembra andare fluido. Quando c'è tanta gente che... Ah, un'erba, ok. E quando c'è tanta gente che è ottimizzato col culo e si bugga. Benvenuto a Procione Città, la città che ospita la sede del colosso farmaceutico Ombrello Corporazione. Procione Città è una città viva. L'edificio al centro della città non è sempre stata una cittadella di polizia. In passato era la sede di un museo d'arte. Ecco perché è così gigante. Un altro morso sarà la morte sua. No, minchia, siamo arancione. Credo deve diventare rosso, c'era scritto prima. L'insolitatore dell'orologio, la statua della dea. Ok, pochi soldi. Vabbè, ma chi se ne frega? Mallo pre. Ah, vabbè, sì, mallo. Chi se ne frega? Ok, qua c'è una cassaforte. Minchia, ma i dati delle cassaforti è zero. Quando c'è troppa gente, c'è uno 4 NPC Moncalul. Allora, cosa devo fare? Vedi, è giallo. Almeno facciamolo diventare rosso. Diventa come l'hyperbra, esatto. Esatto. Easy. Vediamo se è diventato rosso. No, ancora si può usare. Ok, ora devo stare attento perché sta parte è nuova, ragazzi. Ok. La pietra rossa. Il rubino che affascina Edoardo, il principe nero. Hyperbra. La pelle bevuta dalla regina del Nilo. Questa roba. Questa missione della pietra rossa non è che il caso più recente. Le sue origini sono sconosciute. Adornava le portagioie, le patagonie. Diventa... Il principe come? Questa pietra lunga rimasta a volte misura sarà esposta. Dietro la bellezza si annida il male. Questa gemma infatti tramuta i sovrani illuminati in despoti più crudeli di Caligola. Va bene.
Eccola la tessera grande. Ok. Ok. Ah, è così quindi, Hyperbra. Ti do alcuni consigli. No. Non voglio consigli. No, advice friends. No, grazie. Braccio sinistro stato. Non consiglio su come andare avanti. Consiglio sul fatto che se devo soffrire e pepenare perché non capisco le cose, voglio farlo. Se no è tutto troppo facile ogni volta. È bello quando mi impanico. Eccolo Noè con lo scettro. Ok, c'ho la mano. Dobbiamo portargli il libro. Dobbiamo andargli a prendere il libro. Però vabbè, prima facciamo un giro qua. Ormai finiamo di fare un giro qua. Qua ci vuole una manovella. Pepenare. Ti do un consiglio, cercati un lavoro vero. Alessio, ti do un consiglio anche io. Mettetevi un cazzo di antifurto. O smettete di comprare. O smettete di comprare bici. State spendendo una fortuna in bici. Che cazzo è successo? Si è letteralmente schiantato un aereo dentro casa qua. Il pilota sta bene? Si è fatto un graffio. Ok. Siamo fuori. Ricordo che è tutto nuovo, qui. Ricordo che è tutto nuovo. Claire! Aspetta, arrivo subito. Ok. Quanto di plastica con i dettagli al minimo. Anele. Claire. Con calma, ragazzi. Che sollievo vederti. Stai bene? Quell'elicottero è spuntato all'improvviso. Sono tutto intero. Ma ho capito. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? No, però ho delle planche e una chiave blu. Ma tu stai bene? Leon Pepego. Diciamo che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Carino come si stanno, conoscendo loro. Carino. È carina questa cosa. Leon se la vuole scopare, sì. Beh. È carina, dai. Ora di cena. È ora di cena. Non preoccuparti. Lit joke. Fai attenzione. Claire, devi andare. Ora. Esatto, Crowder. Ehi, ce la faremo. Insieme. Una bella scopata, dici? Lo so, Claire. Lo so. Carino come. Sì, esatto. Carino come si stanno andando a boom. Esatto. Sono circondato. Zombie. Ah, sì. Ma li chiama zombie? Utensile. No, utensile. Ma. Li chiama zombie adesso. Marvin. Cazzo. Cazzo, ho capito. Vedo una catena gigante. Scopriamo Claire, Gachi Hyper. Noi ragazzi, minchia, ma è una bella cosa. Ah, ma siamo qui! Che figata! Merda. Che figata! Design incredibile. Qua dove siamo? Erba verde! Fanculo, minchia, ma non ho spazio. Ma che odio il management delle cose. Questo cos'è? Una granata stordente addirittura abbiamo. Non ho niente, non ho nulla. Via! Sì, esatto, magari li chiamavai erranti come in Walking Dead. Niente, devo scappare perché non ho spazio per mettere niente. Ma dove sia? Ah! Siamo qui, merda, però non mi fa passare. Devo trovare un fusibile. Porca troia. Siamo ancora gialli. Devo trovare un fusibile, mi sa. Cos'è? Ma chi se frega la polvere? Eccolo! Dispositivo elettrico. Sì. Ok. Prendilo! Porca troia. Minchia, davvero al cardiopalma. È molto al cardiopalma, eh.
E mi serve il mio coltello, ragazzi. Allora? Sì, però siete un po' tanti. Chi ce l'ha il mio coltello di voi? Chi cazzo ha il mio coltello? È lui! Ok. Non vedo. Leon, accendi. Ok, è andato. Skull Stray, grazie mille, Skull. Skull, mica che sub train. Pepega anche a te, Skull. Grazie per i gagaci hyper chat. Ma vieni qui che c'è il mio coltello. Vieni qui. Ma che cazzo? Appunto, ma che cazzo? Oh, via. Ok. Skull Stray, grazie mille, grazie mille. Grazie chat per i gagaci hyper. Grazie a tutti, grazie Skull e grazie chat. Questo lo mettiamo via. Questi potrebbero servirmi. La tessera mi serve. Allora, come ce l'ho la vita? Vabbè, facciamo così. Prendiamo una pianta rossa, semmai. Facciamo una unione. Sì. Fumatele. Ok, allora salva intanto. No. Non salvo ancora. Oh, sì. Il libro mi serve. Ok. I doppiatori degli zombie fare sti versi, sì, sono bellissimi, sì. Anch'io ce li vedo farli casino. Marvin, tutto ok? Sì, vero. Quindi andiamo a mettere il libro. Credo mi dia il terzo medaglione a sto punto. Quindi, l'ho preso il libro, no? Sì, andiamo. Ho anche uno slot libero, ragazzi. Che lusso. Che lusso. Comunque mi piace davvero tanto finora. Finora è davvero bello. C'è l'allarme attivo perché si è schiantato l'elicottero o c'era anche prima? Tenga. What? Mettilo. Ok. Ok, credo che avrei potuto anche prenderlo tranquillamente tirando con un po' di forza, però, eh. Grazie per lo scettro, ma avrei potuto prenderlo anche in altri modi. Fuma la droga, filso Cayman, sigaretta. Che bello. Che bello è. Pianta verde più pianta rossa ti cura la vita da rossa piena. Sì, lo so, l'aveva spiegato che amplifica il potere, però volevo fare una prova. Ora puoi essere anche tu una Sailor Moon. È tutto ciò che volevo. Tutto ciò che volevo. Ok, poi posiamo lo scettro. Guardiamo come sta Marvin. Marvin, please. È ancora vivo. Ma non per molto. Soprattutto se gioco io. L'ho preso. Non può negare il gioco che l'ho preso. Lui non mette il libro sulla mano. Stacca. Ma infatti, cosa vuol dire? Io volevo solamente mettere il libro sulla mano. Non staccargli la mano per metterci il libro e poi attaccarle insieme. Non vuol dire niente. Just die, please. Allora, andiamo a prenderci... Sì, il fucile a pompa. Direi che per ora il fucile a pompa è la cosa più importante che dobbiamo andare a prendere. Non mi ricordo se la strada fosse questa, però. Ah, cazzo, ci vuole verde qua. Là ci vuole verde. Ero di là, Leon ha fatto cazzate. Sì, è scarso. È un pepega di merda. È un pepe... Minchia, ragazzi. Optic. Phase Dido vedo qua. Che culo! Sì, ce l'ho ancora. Che culo. Omegalu. Via, via, via. Cos'è sto posto? Cos'è questo? Dispositivo... Per il C4 questo, ok. Questo è per il C4, sicuro. Con il comando puoi scattare gli oggetti. Ok, sì. La roba della spunta allora era vera. Un'altra erba. Locker room. Gachi hyper. Cup. Ok, locker room cup. Minchia, ragazzi, stiamo andando benissimo. Questo cos'è? Ok. Merda. Locker room cup. Dove sono? Gachi hyper. Aia. Cazzo. Via tutti, via tutti. Via, via dalla mia faccia, via, via, via.
Oh. Non ho paura di sprecare colpi, eh. Mi sa che il coltello si è rotto, merda. Stiamo andando come training, Hatchbus. Minchia, sì. Ok. Posso scegliere. E il 2 credo che mi convenga. Perché erano tutti quelli su questo lato. Ok, magari, ecco, tipo 2-0. Merda, non c'è niente. 2-0-8. 2-0-8. F. Ci abbiamo messo l'F-13. L'F-13 ci abbiamo messo, sì. 2-0-8. Ok. F-13. Cap. Eh sì, il comando è davvero capo, ragazzi. Questa volta per davvero. Oh, tessera, vieni a me. Oh! Vai. Vai, prendi tutto. Prendi tutto. Sì. Cambia arma, aspetta. Scelta rapida, qua. Ok. Ricaricalo. 7 colpi abbiamo, buono. E se ha sbagliato? Chi? Sbagliato chi? Di cosa parlate? Aspetta che io non so nulla. Dove devo andare? Ma ci sono gli oggettini sulla mappa. Che cosa strana. Cosa vuol dire questo? Terminale armadietti, cassaforte. Dobbiamo andare nel locker room perché ora abbiamo il codice CAP. Il fucile per le pompe. Allora, che ora è? Peccato, perché mi sto divertendo un botto. Daddy Zeppi. No, davvero, mi sta divertendo un botto. Credo sia questo il locker room, no? Ok, cap. Vediamo chi è il vero boss di questo locker room. 3 colpi fucile a pompa, ci può stare. Ci può stare. E ora, dove dobbiamo andare? Ah, il C4, su. C4. Ma curati. Ma no, ragazzi, non sto a sprecare un'erba verde. Su. Che palle. Preferisco curarmi quando è arancione, non quando è giallo. Progressi giganti. Sì, sì, assolutamente. Era di qua, era. Che paura. Che paura. Dottor Pallenberg, con questa incredibile cheat ad Aldo, Giovanni e Giacomo, fra l'altro. Grazie mille, dottor Pallenberg. Grazie mille per la sub. Grazie mille e grazie, ragazzi, per i gachi hyper. Grazie. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie per i gachi hyper. Allora? Mi sa che ci vanno le pile o qualcosa del genere. Mi sa che ci vanno le pile. La mia tenaglia per aprire si è rotta. Cioè, non è che si è rotta, è che non aveva più scopo. Quindi, signor Pallenberg, grazie mille ancora. Dobbiamo capire cosa fare adesso. Devo trovare l'ultima porta blu. C'è ancora una porta chiusa con l'occhietto blu, a quanto pare. Ah no, dobbiamo entrare in sta porta, è vero. Come cazzo entriamo in quella porta? Dobbiamo spostare quei cosi, ma per spostare bisogna spostare quella fare lì. Quella fare lì sicuramente è bloccato e non ho oggetti. Ok. Dobbiamo trovare l'ultima stanza chiusa con la serratura blu. La biblioteca... Ah no, ci siamo dentro, ok. L'ultima serratura blu. Oppure comunque i posti che non abbiamo ancora guardato in generale. I zombie con le emorroidi. Allora. Ah, qua ad esempio. Qua. Terminale armadietti. Questa stanza che devo... Ufficio alla ovest. Qui non abbiamo guardato niente. Archivio no, non l'abbiamo ancora guardato. Però ci vuole la chiave verde. Non credo che questa sia aperta. Non voglio aiuti, grazie, lo sapete. Perché sennò è troppo facile. Sì, comunque i versi che fanno sono strabelli. Potevi anche aprire un altro armadietto con il numero 2. Ah.
No, ci voleva il 3. E no, non ho il 3. Era il 2. Era il 203. E non ho il 3. Semplicemente per quello. Di qua è chiuso, vero? Sì. Porca troia, sembrano i tank control stavolta. Via, dai! Ok. Potevi aprire il 102. Ah, il 102, è giusto. Ragiona, just like ragioneria. Eccola. Trovata. Forse è l'ultima, sì. Ok. È un nuovo ambiente questo? Ah, è ok. Era questo qua rosso, no? Sì. Ma qua ci sono già stato. Sì, solo che c'ero stato di corsa. No, c'è la mia scrivania. Ma c'ero già stato qua. Cosa serve? Serve a niente. Buonanotte a chi va. No, mettiamo via un po' la roba inutile. Niente, ok, salviamo. Che lusso i 4 slot liberi. Sì, minchia, un lusso è d'affetti assurdo. Vediamo, forse mi sono perso qualcosa in questa stanza. Porca puttana, che paura. Ti prego, zombie. Ma che cosa? Perché ti stupisci? Perché ti stupisci? Ok, mi sono perso sicuramente qua della roba. Qua c'è qualcosa. Dov'è che siamo qui? Proiettili, granata. Ma che figo che ti segna i singoli oggettini piccolini. Ma è giapponese questo qua. Che figata. Credo sia la prima volta che vedo uno zombie asiatico. Che figata. Merda, non ho il coltello. Che figata. Ok, qua c'è un po' troppa gente però. È ancora vivo? Ah no. Però sono un pro assurdo, ragazzi. Sono un pro assurdo. Eccola. Visto? Gli zombie di Miyazaki. No, davvero, questi zombie sono bellissimi. Può avere da sparo di alta qualità gialla. Ok, al massimo ritornerò. Al massimo ritorno. Ok. È Miyazaki zombie. Minchia, lo ammazzo subito. Lo ammazzo subito se è Miyazaki zombie. È giapponese perché la Capcom è giapponese. Giusto. We smart boys. Qua c'è qua. Che bello. Non capisco perché a volte facciano tipo. You! Sembrano Soulja Boy. Soulja Boy, tell me. Allora, 102 avete detto. Very good. Spara degli zombie fermi. Sono un po' assurdo. Ma non è vero che erano fermi. Erano molto veloci. Polvere da sparo, ma è inutile, cioè. Ah, combina. Come no? Non posso combinarla con l'erba. Allora che si fotte. Dobbiamo andare a mettere la valvola. Soulja Boy, tell me who. Tell me who. Ma è vero. Perché c'è contrasto fra te e Miyazaki? Beh, pensa che Pepe che è Miyazaki di merda. Ok. Combina due polveri. Ma non ne ho due, non posso. Allora, c'è qualcuno che si sta facendo la doccia, vedo Gachi Hyper, cioè sento Gachi Hyper. Mi dispiace, scusami, è che non mi fido molto. Vuoto. E? Non me lo fa. Ma lo posso. Ah, lo posso combinare. Ah. Ok. Combina la sporsissia. Ah, ecco. Aveste detto subito così, sarebbe stato chiaro. Dove siamo? Minchia, tutto un nuovo ambiente. Che figata. Pensavo di essere in un vicolo cieco. Visto, ragazzi, anche senza consigli,
anche se è senza guide, sono un pro. Cosa? Sono fermo immobile! Sono ciechi come talpe, sì sì. Lo vedo che sono ciechi come talpe. Sono ciechi come talpe un cazzo, manco Omega. Polvere gialla, sì dai. Cos'è qui? Lo spray medico, questo mi serve. Posso combinarlo, no? Questa la posso combinare con qualcosa. Vaffanculo, sta erba gialla di merda. Preferisco l'erba. Cioè no, preferisco lo spray, anzi. Ok. Sono ciechi come talpe, sì sì. Qui non c'è nulla, se sei seriamente, strano. Ok, molto strano. Una chitarra e una giacca bellissima. No, bellissima magari no. Combina. Ah, ok. Sono ciechi come talpe con gli occhi. Infatti io non ho fatto rumore. Cosa? Ci vuole un disco qua, un CD. Armory door locked. Stiamo aprendo la porta dell'armeria? L'autentificazione della camera. Inserire la chiavetta nella porta USB. Ok, ecco cosa che ci devo mettere lì. Ah, per entrare qui dentro. Bene, molto chiaro, molto chiaro, molto chiaro. Ti ha colpito perché Leon ha parlato? Non credo. Batteria per il C4! Batteria per il C4, boys! Ok, buttiamo sta schifezza. Ok, batteria per il C4. Bene, bene, bene. Circolare interna. Cassaforte ignifuga dotata di combinazione a 3 cifre. Spostata nell'ufficio Stars all'ufficio alla ovest, primo piano. Oddio. Ok. 9, 15, 7. 9 sinistra. Destra 15, sinistra 7. 9, 15. Minchia, non me lo ricorderò mai. 9, 15, 7. Ah, ma tanto mi rimane il documento, vero, vero? Vero. Ho raccolto la batteria, sì. Non c'erano altre porte di là, eh? No, questo è quello del computer. Ok. 9, 15, 7. Tanto il documento ce l'ho, quindi... Sono immobile, ti prego, sono immobile. Cosa fa? È tutto buggato! GPS. Tempo di andare via, però io devo passare di lì. Un caso. Spegni la torcia. Non c'è un comando per spegnere la torcia. Quando l'accende è tutto automatico. E ora? Ho capito. Sta camperando. Vattene, essere immondo. 9, 15, 7. Esatto, Marco, grazie. Ok, se n'è andato. Leon, stai zitto. Minchia, ma seriamente. Cioè, stesse... È lui che l'ha tirato prima. Sta facendo solo che danni, Leon, qua. Bravo, Leon. Sei figo, ma fai danni. La chiave rosa, addirittura, lì ci vuole. Chiavi che non esistono. What? Ma che level design incredibile! Portana troia. Te, tua madre, tua sorella. Fanculo. Esplodi. Ma che design incredibile! Monca S manina porta. Monca S manina porta è bellissimo. Dobbiamo andare di qua. Mi stavo già sbagliando strada. Dio mio, che ansia. No, ragazzi, questo. Porca, te l'ho sbagliato. Ho sbagliato strada. Ho sbagliato. Pensavo fosse un calzino. E ho sbagliato strada.
Questo gioco è veramente bello. Ecco perché volevate così tanto che lo portassi. Io non starei mai al posto di Leon con quei mossi di prima. Ma Leon è un personaggio di finzione. Lui può. Ok. Ma mettilo invece di riprendertelo in mano. 10 secondi insomma. Porca puttana, ma 10 secondi così? Qui andrà bene. Bip bip bip. Cosa? Chi è che fa così casino? Sun, Anele. Sun. Difficoltà estrema. Eccolo. Però c'è qualcosa che fa un casino atroce. Ma ste casse le posso rompere? Secondo me sì. No. Ah, ma c'è un tizio. Sgranato, ma c'è un tizio. Ma vediamo un po'. Mica quanti cadaveri. C'è qualcosa. Ma c'è una Dorothy al contrario, sì. Va bene. Ok, mi servono i tuoi appunti, bro. Cos'è questa, la tipa? Donna arco serpente. Che è una attrazione del circo, quanto pare. La donna arco serpente. Donna. È questo l'arco? Sì, serpente. Non vedo nulla, non vedo. Questo. Ok. Easy. Io continuo a sentire un rumore strano. Vabbè, quello. Che schifo! No! Ok, sono rosso. Fanculo! Come avrei mai potuto schivarlo, sta affare? Cazzo, culo. Merda. Scappa. Questi mi sa che non sono da ammazzare. Sono troppo forti. Che figli di puttana. Fanculo. Quanti cazzo siete in sta stanza ora? Nessuno c'era prima qua. Che palle. Ho solo 5 colpi rimasti. È davvero survival horror stavolta. Perché i colpi sono pochissimi. A parte per la pistola. Ma tanto la pistola è inutile, perché non fa danno contro i Licker. Fucile a pompa ne ho solo 5. Mi sono cagato forte. Eh sì. Cosa, Gabri? Ok, ora abbiamo il terzo medaglione, sperando di averlo davvero raccolto, sì. E andiamo a infilarlo nel buco. Fa una genocide run. Potessi la farei, ma non credo neanche di poterla fare. Buongiorno, tutto bene tu, vero? Io vado, metto i cosi. Ok. Abbiamo un erbo, uno spray, siamo messi abbastanza bene. Tutta colpa di Miyazaki, esatto. Fa veramente paura, PPS. Meno male. Così va sottoterra. Huh. Beh, usciremo da qui. Tenente Brana! Marvin! Brana. Chiamalo Marvin. Ecco. Dobbiamo andare. PPS, Marvin. Ehi, Marvin. È già trasformato? Lo portiamo subito in ospedale. Lei chi? No, io... La camera dei segreti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... Lui voleva un appuntamento, ma lui non vuole. Che friendzone. Ci ho provato, Leo. Ma ora è troppo tardi. Marchingegni che neanche Verum. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso vai. Uccidilo. Non lo so. Se mi danno la scelta, sì, lo faccio. Va bene. Gli risparmio anche la sofferenza di diventare zombie. Sottoterra uguale uscita. Non fa una piega. No, è perché avevano detto che c'è un tunnel segreto che porta fuori. Ma si chiude proprio, addirittura. Cioè, non posso più andare là. Non la deluderò, Marvin.
Ma anche a me sembra un sacco il poliziotto di Resident Evil 7, quello del parcheggio. Anche a me sembra un sacco lui. Ma non posso più andare lì, scusa. Ma... ok. Weird flex, but ok. Colpi mi servono, molto mi servono. Quanti ne ho adesso? 8. Un estinto... no, qua c'è un'altra valvola. Sì. Ok, allora combiniamo le polvere da sparo. Polvere da sparo, prendi, prendi. Ok. Aiuto, tipo 2048. Ok, cartucce di fucile, prendi. Spray medico. No, no, no. Poi ne ho troppi. Ok, direi che siamo messi bene. Direi che siamo messi bene. Che figato il come si chiama? Modellino della centrale. Ok. Direi che ci siamo. Alle 00:59, eh sì. Bene. È andata. È andata. Sfide cos'è? Hai ottenuto roba. Ah, vinciamo degli artwork, bene. Bello ragazzi, bello, 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 bello. Sono colpito, sono veramente colpito. Peccato che sia così pesante il gioco. Cioè che non sia ottimizzato bene. Abbiamo vinto questa roba, abbiamo vinto i bozzetti. Vabbè, non mi interessano così tanto. Bozzetti degli zombie. Ecco, gli zombie si vede che li hanno fatti bene. Di già, e infatti è già l'una, lo so. Abbiamo vinto il modello di Marvin. Ma che bello. Ma che bella sta cosa, oddio. Ma è bellissima, space animazione. Ma che figata sta cosa. Stracontento Pog. Sì, anche a me, no, davvero, son contento di averlo portato. Cioè di portarlo in generale. Ah, ma questi qua sono sfide della trama. Contrattacca con un'arma secondaria, elimina un nemico col coltello. Queste qua sono sfide del cazzo. Quante, fra l'altro. Bene. Ok. Ah, è vero, qua non c'è più la mia faccia. Neanche qui. Ok. Ok. Bene.